tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Bereshit, approfondimento di alcune parole ebraiche in riferimento al Vangelo della domenica, domani sesta domenica del tempo pasquale. Ecco, quest'oggi prenderemo in esame, ecco, la parola amore, in ebraico Ahavah. Infatti Gesù nel Vangelo ci dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. In ebraico il verbo hava è formato da Aleph e Bet. Ecco, potremmo prendere la lettera centrale che è il soffio e alla Aleph aggiungere la Bet e formare la parola padre. Quindi è Dio che soffia, potremmo dire, nella creazione, ma è il soffio del Padre. Il soffio del Padre quindi si riferisce proprio allo Spirito Santo. Quindi l'amore è il primo atto divino che Dio compie in noi. Se noi impariamo ad amare per primo come Dio, Lui si manifesta agli altri come amore. Prendendo appunto la lettera del soffio. Questo soffio divino non è proprio il soffio dello spirito, ma il soffio dell'uomo. Questo soffio divino che è stato messo nell'uomo, ecco, deve mettersi in contatto con lo Spirito Santo e quindi far sì che l'uomo diventi figlio di Dio. E osserverete i comandamenti, dice, se voi mi amate e osserverete il comandamento. Il comando del Signore passa sempre, soprattutto per quanto riguarda l'azione ebraica, nel corpo. La loro preghiera, i loro gesti sono tutti precetti del Signore. Fare i comandamenti e metterli in pratica consente ai comandamenti di fare l'uomo, di dare forma al credente. I comandamenti plasmano lo sguardo, lavorano la mente, orientano i passi, il comportamento, le azioni, il cuore, ovvero tutta la persona. È allora che l'uomo di Dio viene riconosciuto proprio dal suo corpo, da come parla, da come agisce, da come si comporta. Un testo rabbinico dice: se la Torah è fissata nei 248 organi del tuo corpo, tu la custodirai, altrimenti la dimenticherai. Chi si dedica alla Torah, afferma l'azione ebraica, ne porta i segni nella sua persona. E noi sappiamo che con il fuoco dello Spirito Santo impresso in noi è il vero segno che Dio ha posto in noi, il sigillo dello Spirito nei nostri cuori, che ci fa osservare l'unico grande precetto dell'amore, il comandamento dell'amore, che ingloba un po' tutti gli altri comandamenti. E ancora verso la fine del Vangelo si dice: chi ama, ancora chi ama me, sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. In particolar modo vediamo il riferimento alla parola manifestare, che in greco è fanizo, manifestare, rendere visibile, ma in ebraico abbiamo il verbo conoscere, yada, mi farò conoscere a lui. Tale manifestazione pertanto denota una conoscenza che è sempre accompagnata dall'amore, appunto, secondo la tradizione ebraica, il conoscere non è altro che amare veramente, fare esperienza della relazione d'amore. Infatti, anche nella stessa termine yada, il termine è composto dalla lettera yod e dalet, che forma appunto yad, che significa mano, mentre ein è l'occhio. Quindi vedete come l'amore, la conoscenza passa attraverso le mani e gli occhi, quindi non soltanto un amore, di contemplazione, ma anche un amore che tocca l'altro, che tocca soprattutto nella profondità, perché là è nella sorgente. Quindi la conoscenza, che si vuole conoscere come? Attraverso una conoscenza profonda, non è altro che il toccare nelle profondità da cui scaturisce una nuova visione. Il manifestarsi di Dio è nel conoscerlo profondamente, entrare in contatto con Dio, non soltanto appunto con il corpo, ma anche con tutto l'essere. Toccare quindi in profondità l'amore appunto del Padre. E questa è l'esperienza che i discepoli
dopo la sua risurrezione, con il dono dello Spirito Santo, faranno dopo appunto la Pentecoste, l'esperienza forte dell'amore di Dio nei loro cuori, che poi comunicheranno a tutti questa esperienza. Bene, shalom a tutti.